Amici e amiche di Player Inside, oggi è sì domenica, quindi le news non possono mancare, ma è anche il 1° maggio, la festa dei lavoratori, quindi la cosa non ci riguarda. Sigla. Prima di cominciare, breve messaggio pubblicitario per presentarvi le Ready to Drink di Level Up, la versione già pronta di Level Up dell'Hydration Drink, ovvero Level Up senza caffeina, senza taurina, senza zuccheri e quindi non in polvere ma già pronta come una bibita normale. E vi ricordiamo che c'è lo sconto del 5% con il codice PLAYERINSIDE su tutto il catalogo Level Up sul sito levelup.it. E vi facciamo presente anche che dal 2 maggio, quindi domani, ci sarà il restock di Iced Out e Retro. Vi ricordiamo di consultare il sito levelup.it per tutte le informazioni e cominciamo con le news. Una domenica del 1° maggio un po' mesta che comincia con una notizia inaspettata e spiacevole. A seguito di un esposto presentato dal titolare della società LED SRL, Sergio Milesi, sono state bloccate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tutte le sale eSports e sale LAN in Italia fino a nuovo avviso. Questo perché nell'esposto del Milesi veniva riportato che queste tecnologie a disposizione degli utenti che fruivano appunto delle sale LAN e di eSports consistevano per l'appunto in computer, postazioni da guida e quant'altro di necessario per poter videogiocare all'interno di queste sale LAN, come tutti noi ben sappiamo, e che normalmente sono apparecchiature etichettate come dedicate all'home entertainment, ma usate in luoghi pubblici, per i quali si paga normalmente per poter accedere alle partite, ma per i quali non è prevista una vincita in denaro. Per farla breve, senza scendere nell'avvocatese e nel burocratese, sostanzialmente il Milesi, proprietario di una sala giochi che prevede anche slot machine e videopoker, quindi apparecchi che prevedono una vincita in denaro, ha presentato l'esposto lamentandosi del fatto che mentre le slot machine, i videopoker e le sale giochi di questo tipo sono regolamentate dallo Stato e quindi tassate di conseguenza, le sale LAN e eSports non sarebbero tassate allo stesso modo né regolamentate come le slot machine e i videopoker. E secondo il mio modesto parere una bella differenza tra eSports e videopoker c'è e come. E quindi le sale LAN e eSports, oltre a rappresentare una forma di concorrenza per le sale giochi con videopoker, slot machine e quant'altro, non sarebbero tassate allo stesso modo, pertanto non è giusto così, devono essere tassate allo stesso modo. La cosa che mi lascia tanto da pensare è il fatto che le sale LAN e eSports non fossero regolamentate a monte, quindi si lasciano aprire certe attività, salvo poi al primo esposto utile facciamole chiudere, mettiamo i sigilli perché effettivamente sapete che c'è, non le abbiamo mai regolamentate. Wow! A tal proposito vorremmo ringraziare Alessio Cicolari di Esports Palace che ci ha inviato delle fotografie dei sigilli posti ai loro PC per evitarne l'utilizzo da parte degli utenti e devo dire che mi sono stupito abbastanza di vedere i sigilli anche ai PC in vendita. Cioè i PC spenti, non utilizzati, ma in vendita al pubblico, sigillati anche quelli. Allora andiamo, che ne so, da un Euronics o da un Unieuro e sigilliamo tutto. È un po' strano, no? È ben diverso dalle sale giochi con videopoker e slot machine. Che se posso dire la mia, mi fanno schifo. Ma è una mia opinione. Ma schifo, schifo, schifo e mi fanno di una tristezza incredibile. Fermo restando che non ho nulla contro il gioco d'azzardo in sé. Ma i videopoker... Abbiamo interpellato anche, lo ringraziamo, Roberto Buonanno, che è socio dell'eSports Palace, che ha espresso la sua opinione in merito come diretta parte interessata. Grazie a Redine Midna per l'ospitalità. Allora ragazzi, è imbarazzante, c'è la guerra in Ucraina, oltre a tutte le guerre di tutto il mondo. Abbiamo avuto il Covid, i locali chiusi, tutti gli esercizi pubblici chiusi per tempo, tantissimi falliti. Poi c'è il crollo di tutte le borse mondiali e perfino le criptovalute vanno giù. E cosa fanno questi qua? Accettano l'esposto di uno qualsiasi, che poi tra l'altro secondo me fa un'attività che per il mio codice morale è assolutamente immorale, cioè le sale DLT, quella roba lì, fa un esposto e la gente, questi burocrati si presentano e chiudono l'esercizio di un locale senza mettere niente in discussione, senza prima andare davanti a un giudice, un avvocato, un esperto, senza fare nessun tipo di consulto. Vanno e chiudono. Questa è l'Italia, ragazzi, fare business in Italia è impossibile. Ma sapete la cosa bella? Che in Francia Macron ha detto che farà diventare la Francia un grande paese per gli e-sport. L'altro ieri a San Marino, che è un paese, un microstato, discutevano un nuovo codice di legge sul mondo per regolamentare gli e-sport. In tutto il mondo degli e-sport genera miliardi di fatturato e in Italia
ci lamentiamo perché i computer non sono omologati, certo, perché chiaramente un computer omologato in una sala giochi cosa dovrebbe fare? Ogni volta che giochi a Fortnite dovresti avere almeno il 40% di possibilità di vincere, no? Come con le slot. Ma di cosa stiamo parlando? Ragazzi, vedere i sigilli sui computer gaming dell'eSport Palace, secondo me, è il momento più basso del mondo, di tutto il mondo della tecnologia italiana degli ultimi 10 anni. Cioè, i sigilli, ma il medioevo, i sigilli, imbarazzante, un paese di... Quest'anno non c'è l'E3, ma Microsoft non salta l'evento di fine primavera e ha annunciato l'Xbox e Bethesda Showcase per il 12 giugno alle ore 19 italiane. Vista la presenza di Bethesda e il banner a tema, è scontato che ampio spazio sarà dato a Starfield, il nuovo gioco di ruolo di Bethesda previsto per questo novembre su Xbox Series X e PC. Se intanto non sapete di che si tratta, trovate su questo canale un video anteprima fatto da me in cui metto insieme tutto ciò che si sa sul gioco. Si tratta del gioco che io aspetto di più quest'anno, ma nello showcase potrebbero esserci anche altri annunci relativi ai vari giochi che sono attualmente in sviluppo presso i diversi studi di Microsoft. Quindi con grande anticipo vi invito a seguirlo insieme a noi su Twitch e mi scuso per eventuali svenimenti, nel bene o nel male. Speriamo nel bene. E parlando di Starfield, ha tenuto banco questa settimana la notizia di un ex sviluppatore di Bethesda nascosto dal Nick Heavy, che ha definito il motore grafico del gioco una schifezza. La notizia è passata esattamente così praticamente ovunque, ma l'ex sviluppatore ha specificato che non intendeva una schifezza nel senso di risultato finale, ma dal punto di vista degli sviluppatori in quanto a facilità di utilizzo. Heavy ha parlato bene del luogo di lavoro offerto da Bethesda definendolo sicuro e di qualità. Ha ammesso di non amare i giochi di Bethesda, ma trova lo shooting di Starfield valido e ha aggiunto che secondo lui il gioco offre troppi contenuti, quindi immagina che qualcosa sarà tagliato prima dell'uscita. Dal senior build engineer Garrett Fredley, che si è occupato della preservazione dei giochi in Electronic Arts, scopriamo che anche Sony PlayStation ha creato un team per la preservazione dei videogiochi. Un team quindi che si occupi della conservazione e della fruizione quanto più facile possibile in futuro per tutti della softeca di PlayStation, che è effettivamente bella grossa. E qui avrei da dire la mia. Uno, ok, non pensavo fosse necessario addirittura un preservation team, ma è una bellissima notizia, indipendentemente da tutto. E due, perché cazzo non c'era già? Cioè, io pensavo che ci fosse già e fosse una di quelle cose che ci tenevano nascoste, tipo la Batcaverna. Però, e parliamo adesso del nuovo PlayStation Plus che è ormai addirittura d'arrivo. Manca più di un mese, ricordiamo che arriverà in Italia il 22 di giugno. E a proposito del servizio premium, Sony ha previsto dei time trials o demo, per adesso sono state definite effettivamente demo, di ogni gioco il cui valore superi i 33 euro obbligatoriamente inserite all'interno del servizio PlayStation Plus per poter far fruire a noi utenti di una versione dimostrativa del gioco. E questa è una cosa magnifica. Per gli sviluppatori però non è stata proprio una bellissima notizia, perché creare una demo ad hoc per un proprio gioco significa fare molto lavoro extra. Si tratterebbe di prove a tempo da 2 ore dei giochi dell'abbonamento in versione premium. Tuttavia, secondo le ultime notizie, sembra che la stessa Sony sarà l'unica ad occuparsi della gestione, quindi della creazione di queste demo, di questi time trials. Il mio secondo parere, quello più cinico, consiste nell'idea che PlayStation, non potendo contare sui titoli al day one già inseriti, come effettivamente avviene nel Game Pass, nel servizio PlayStation Plus, avendo queste demo possa in un certo qual senso fare finta di avere tanti giochi già al day one, che però in realtà sono dei time trials di 2 ore, e quindi attirare quanto più pubblico possibile con dei giochi sì al day one ma non necessariamente giochi completi ma farlocchi. Questa è una mia idea, ma si sa, io sono sempre cinico, la penso sempre male. E intanto Sony ci fa sapere che si può passare alle fasce superiori di PlayStation Plus semplicemente pagando la differenza qualora si fosse abbonati alle fasce inferiori. Inoltre Sony ha tenuto a chiarire, questa era una domanda che ci avete fatto in molti quando è stato presentato per la prima volta il servizio PlayStation Plus, chi è abbonato sia al PlayStation Now che al PlayStation Plus passerà direttamente al servizio Premium automaticamente, con data di scadenza estesa a quella più longeva tra i due servizi. Per fare un esempio, se siete abbonati al PlayStation Now fino al 1 settembre 2022, mentre al PlayStation Plus fino al 1 settembre 2023,
passerete automaticamente al servizio premium del nuovo PlayStation Plus con abbonamento in scadenza al 1 settembre 2023, ovvero fa fede quello con la data di scadenza più lunga dei due che avevate già. E ovviamente voi direte, ma così io mi prendo tante card prepagate Sony PlayStation Plus che costano di meno e quindi vado avanti a oltranza ad abbonarmi al PlayStation Plus e poi mi faccio il Now con scadenza molto risicata, così poi passerò al premium fino all'1 gennaio 2077. No, sembra che Sony abbia bloccato le prepagate, non in tutti i casi, non sempre, si deve fare ancora chiarezza su questo, ma sembra che Sony si stia muovendo per bloccare queste furbate. Microsoft ha illustrato l'andamento positivo di Xbox specificando che Xbox Series X ed S sono state in testa nel mercato delle console di nuova generazione nell'ultimo trimestre, con una crescita delle vendite hardware di oltre il 14% e vendite superiori a PS5. Certo, direte voi, PS5 è ancora introvabile, ma considerato il periodo blando per i videogiochi, che ci sia un'azienda che possa sostenere un processo produttivo come Microsoft fa bene al mercato tutto. Blizzard ha annunciato che Diablo Immortal arriverà anche su PC in versione open beta, oltre che su iOS e Android, con supporto al crossplay. Inoltre è stata finalmente annunciata la data d'uscita, il 2 giugno 2022. Uno dei giochi Ubisoft spariti dai radar è Skull and Bones, che, oh raga, vi giuriamo che l'abbiamo giocato nel 2018 e questo video che state vedendo è proprio il gameplay registrato da noi alle 3 di quell'anno. Non lo specifico perché, visto che non se ne è parlato più per 4 anni, sembra come quello che dice di avere il cugino con la PS6 in garage. Comunque la notizia è che è stato trafugato un trailer di gameplay di ben 6 minuti, ma va? Ubisoft che subisce un leak pazzesco. Non possiamo mostrarvi il trailer trafugato, non perché sia in garage, ma per questioni di copyright. Quindi avete visto le immagini del nostro gameplay, ma immaginiamo che tale trailer sarà presto mostrato da Ubisoft stessa, da sola o in seno ad un evento. Anche perché vorrei capire che modifiche abbiano apportato, perché ho visto il trailer trafugato ed è molto simile al gameplay che abbiamo registrato noi nel 2018. Anche l'HUD è identica, quindi vorrei capire che cosa hanno fatto in questi 4 anni. Datemi Final Fantasy XVI domani. Ok, magari ci sarà molto da aspettare, ma forse non così tanto. Perché il producer Yoshida ha affermato che lo sviluppo del gioco è già nelle fasi finali. Ha anche aggiunto che hanno arricchito molto trama e gameplay e questo ci piace. Ora, fasi finali può voler dire tutto come niente, rimango dell'idea che non lo vedremo prima del 2023. Questo mese con l'abbonamento PlayStation Plus a partire dal 3 maggio potrete scaricare e giocare gratuitamente FIFA 22, che vabbè lo conoscete tutti, il roguelike con visuale isometrica Curse of the Dead Gods e il cooperativo in ambientazione torrena Tribes of Midgard. FIFA 22 tra l'altro è da poco entrato anche nella libreria Game Pass tramite EA Play, incluso nell'abbonamento PC Game Pass e Ultimate. Anche NBA 2K22 è stato aggiunto a sorpresa nel servizio di Microsoft. Per quanto riguarda i Games with Gold di maggio, ovvero i giochi disponibili con abbonamento Gold di Xbox, incluso nel Game Pass Ultimate, sono Yoku's Island Express dall'1 al 31 maggio, The Inner World The Last Wind Monk dal 16 maggio al 15 giugno, Hydro Thunder Hurricane dall'1 al 15 maggio, Viva Pignata Party Animals dal 16 al 31 maggio. Epic Games Store senza abbonamento offre gratuitamente dal 5 maggio il gestionale strategico Terraforming Mars. Posso avere un amen per le news a raffica? Sto esagerando. E adesso il momento più atteso da tutti i lavoratori onesti qui all'ascolto. News a raffica. Mentre in Italia ci vantiamo quasi di avere delle buche grandi come il Colosseo, su strade lunghe circa 20 metri e larghe 1, in Giappone un robot gigante ripara cavi delle linee ferroviarie. Ma attenzione, no, va bene che siamo tutti avanzati tecnologicamente, il Giappone è il numero 1, ma non è un vero robot. È comandato da un impiegato con il visore VR che controlla le mani del robot. C'è meglio ancora. Switch Sports, uno streamer distrugge il suo televisore in diretta lanciando il Joy-Con contro. Ed è subito 2006 e l'assetto del Wii è il non te lo mettere tanto non succede nulla. Doveva essere questa la notizia e sti cazzi, però ci siamo collegati al canale Twitch di questo streamer che era online in quel momento ed effettivamente ci ha accolto piuttosto bene e adesso siamo amici. Ciao, come stai, Player Inside? Bene? Ciao, I know very limited Italian, alright, what else can I say? Ciao, Player Inside TV. Ciao. E anche per questa settimana, in particolare questa settimana, non so perché questo schiocco, è per nessun particolare motivo, in realtà sì, perché è l'1 di maggio, quindi buona festa ai lavoratori a tutti. E vi ringraziamo per averci accordato la vostra gradita preferenza. Alla fine di questo video troverete le uscite del mese, linkate come end card, andatevela a recuperare,
perché come video sono state annichilite dal video che ho fatto dopo, che era la risposta al senatore Cangini, che salutiamo, che salutiamo. Alla prossima. Adesso fateci uno sai con uno stre e non è tua sorella ciò deve fare.